Complimenti agli organizzatori, l'idea mi sembra molto simpatica, così come è organizzato il nostro incontro. Veniamo però appunto al tema della carta. Sì, la carta in effetti nell'economia circolare è uno di quei materiali che può dimostrare la reincarnazione, che esiste, è possibile, perché da un foglio di carta come questo può uscire poi una scatola dell'imballaggio attraverso il processo di riciclo. Che cosa vogliamo presentarvi? Beh, la prima cosa credo che è importante, vedete qui gli argomenti che svilupperemo praticamente subito perché abbiamo solo 5 minuti a testa, e il primo che volevo farvi vedere è proprio un'immagine della circolarità nella quale si trova il sistema cartario. Questo per un motivo molto semplice, almeno per quanto riguarda l'Italia, che è uno tra i paesi dell'industria cartaria più ricicloni, perché noi siamo ricchi ma di boschi poveri, quindi non avendo la cellulosa, la materia prima, ci siamo dovuti industriare, e quindi la carta, si è dimostrato, può avere 7 vite come i gatti attraverso il processo che riguarda appunto la raccolta e poi l'impiego industriale, che è basato essenzialmente su una capacità, quella dei direttori dello stabilimento, di creare le ricette giuste attraverso gli ingredienti che sono dati dalle diverse qualità dei maceri che vengono raccolte, il foglio che vi facevo vedere prima, la scatola di giornale, gli sfidi industriali. Quali sono i vantaggi economici ed ambientali? Perché l'obiettivo è quello di arrivare evidentemente a una solo attività di prevenzione, ma più vicino possibile alla riduzione, allo spreco zero. Beh, qui sono importanti perché hanno riguardato nel tempo la riduzione del peso, quindi fatto con materiale riciclato ma diminuendolo. Solo in 10 anni tenete conto che abbiamo risparmiato più di 1 milione di tonnellate alleggerendo il peso degli imballaggi. L'uso dell'acqua notevolmente diminuito, così come riguarda quello dell'energia e delle parti più importanti, le emissioni di CO2. Andando a vedere i risultati concreti, perché credo che sia questo uno degli elementi che ci interessa, beh, potete vedere come l'80% degli imballaggi in carta e cartone che sono immessi sul mercato nazionale o vengono utilizzati per esportare all'estero le merci sono fatti con l'80% di materiale riciclato. D'altra parte, la stessa raccolta nazionale ormai ha superato i 6 milioni di tonnellate, quindi siamo, nel caso poi specifico degli imballaggi, che su 10 imballaggi immessi in carta e cartone almeno 8 vengono riciclati e 9 complessivamente anche attraverso il recupero, che come sapete sono le altre forme, il compost piuttosto che il recupero energetico. Un dato molto importante è che questa raccolta ha cominciato a svilupparsi in particolare anche nell'area meridionale del nostro paese, che era la più in difficoltà, e quindi sotto questo profilo ha cambiato, come è stato detto all'inizio dell'incontro, le abitudini. E vorrei finire su questo. Parlare di economia circolare vuol dire evidentemente dare una prospettiva che ha delle implicazioni rilevantissime dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, ma una tra le diversi risultati fondamentali è quello di cambiare notevolmente quelli che sono le abitudini e i comportamenti delle persone. Al centro dell'esperienza che noi abbiamo in questa attività che riguarda il riciclo e la raccolta di carta e cartone, il tema di fondo è il valore delle persone. Senza le persone che intervengono attraverso un piccolo gesto quotidiano, noi non avremmo questo processo e i risultati di cui stiamo parlando. Tant'è che noi usiamo, e qui termino, uno slogan quando dobbiamo comunicare assieme ai comuni l'attività della raccolta differenziata, ed è il seguente: tu fai un gesto, Comieco fa il resto. Ci occupiamo poi di questa attività tua quotidiana perché abbia evidentemente il valore e la destinazione. Se ricordo bene, tutte le cose che vi ho detto e che ho finito di dire mi pare che seguano con un breve filmato che credo in modo ancora più efficace vi può raccontare quello che abbiamo appena assieme potuto convenire. Grazie mille.